Ciao a tutti e a tutte. In questo video tutorial vedremo come effettuare il primo accesso a Google Suite for Education. Prima di tutto, due parole su Google Suite for Education. L'espressione indica la serie o suite di strumenti e di servizi che Google ha realizzato appositamente per il mondo della formazione, l'education. Per effettuare il primo accesso alla G Suite for Education è necessario disporre delle credenziali, ovvero di due dati che consentono l'accesso autorizzato alla suite e che sono stati inviati per mail ai vostri genitori dalla segreteria didattica. Il primo dato che dovremo utilizzare è lo username, cioè il codice identificativo dell'utente che per gli studenti è strutturato in questo modo: cognome, nome, .s, liceoenricomedi.education, per esempio rossifilippo.s, liceoenricomedi.education. La seconda credenziale d'accesso è la password, cioè una chiave d'accesso iniziale che dovrete modificare in seguito e personalizzare. È consigliabile effettuare il primo accesso da computer per poi utilizzare l'account scolastico anche con lo smartphone. Vedremo come nella seconda parte del video tutorial. Dal nostro desktop selezioniamo il browser o programma per navigare in internet che intendiamo utilizzare. Ci troviamo subito in ambiente Google, ma se così non fosse, basterà digitare nella stringa in alto l'URL o indirizzo del sito di Google. All'interno della pagina di Google ci posizioniamo sul tasto Accedi in alto a destra. Cliccando su Accedi apparirà una seconda schermata. Qui dovrò selezionare l'opzione Aggiungi un altro account. Avremo davanti un menu a tendina, come questo, con la possibilità di scegliere un account o di aggiungerne un altro. Qui ne vedete diversi, perché ho già utilizzato questo browser con diversi account. In ogni caso, basterà selezionare l'opzione Utilizza un altro account. Nello spazio riservato all'indirizzo email o numero di telefono, digiterò lo username istituzionale e cliccherò sul tasto Avanti. A questo punto inserirò la password che mi è stata fornita dalla scuola e che utilizzerò solo ed esclusivamente per il primo accesso. Come prima, cliccherò sul tasto Avanti. L'operazione che abbiamo eseguito fin qui ci ha consentito di creare il nostro account istituzionale o scolastico di Google. Istituzionale o scolastico significa che l'insieme di funzionalità, strumenti e contenuti attribuiti a un nome utente non è fornito da Google direttamente all'utente, ma tramite un'istituzione, in questo caso la nostra scuola. Pertanto, l'account scolastico è diverso da quello personale e va gestito separatamente.